Assassin's Creed Brotherhood. Siamo giunti al terzo capitolo della saga. Questo capitolo, che esce un anno dopo il magnifico Assassin's Creed 2, porta con sé alcune novità, ma nulla che va a stravolgere quello già visto nel secondo capitolo. Brotherhood, infatti, si presenta come un titolo che alla fine è un po' un prolungamento del 2. Sembra infatti una sorta di DLC, una sorta di nuovo contenuto del secondo capitolo, perché in sostanza cambia veramente pochissimo, quasi nulla. Rimane la base solida vista nel secondo capitolo, con qualche piccola novità, ma nulla di più. Una delle novità di questo titolo è che, ad esempio, potremo iniziare un po' a giocare leggermente di più anche nei panni di Desmond. In questo capitolo, infatti, non guideremo semplicemente Desmond, ma inizieremo anche un po' ad arrampicarci sulle pareti, il poter interagire con degli oggetti, cosa che si faceva anche nel secondo capitolo. Insomma, nei panni di Desmond è stato aggiunto qualcos'altro. Nulla di eccezionale, però questo ti fa capire che pian piano Desmond inizia ad imparare ciò che sapevano fare i suoi antenati. Per quanto riguarda invece Ezio, ovvero quando siamo nei panni dell'assassino, qui, come già detto, rimane solidissimo il gameplay dello scorso capitolo, con qualche piccola aggiunta. Ad esempio, possiamo portare finalmente il cavallo all'interno della città, cosa che nel primo capitolo non era possibile, ma solo al di fuori. Anche qui nulla di speciale, però insomma, se vogliamo spostarci un po' più velocemente nella mappa, anche se il cavallo devo dire che è un po' lento, l'ho trovato un po' lento, sia nella città, che comunque vabbè ci sta, le strade sono strette, quindi non si può correre più di tanto, ma anche al di fuori. Non so, io ho notato questa cosa, ho notato che il cavallo è un po' rallentato, non lo so. Poi ci sono alcune scene dove devi correre, dove si sta distruggendo tutto, cosa che nei precedenti capitoli non si era mai vista. Quindi vedete, piccole cosucce messe un po' lì per arricchire leggermente l'esperienza, che comunque rimane positiva, nonostante alla fine, ripeto, sia uguale a quella del capitolo precedente, ma che comunque regala, ripeto, una bella esperienza, un bel titolo che mi è piaciuto tantissimo. Per quanto riguarda la storia, ovviamente sempre di mezzo esemplari, questa volta però ci scontreremo sempre con il Borgia, ma con il figlio di Rodrigo Borgia, ovvero Cesare. Non un personaggio particolarmente fantastico, ma neanche malaccio. Un personaggio che, devo dire, è molto antipatico, si fa odiare, quindi diciamo che alla fine il suo lo fa. Non è caratterizzato in maniera incredibilmente particolare, però voglio dire, la voglia di farlo fuori c'è, e quindi alla fine, tutto sommato, si rivela un villain abbastanza carino. Questa volta però il gioco è ambientato semplicemente a Roma, non ci saranno altre mappe come nel secondo, dove siamo stati a Firenze, a Venezia, anche un po' a Roma. Questa volta però totalmente Roma. Roma fantastica, gioco che migliora leggermente con la grafica. Devo dire che hanno fatto un po' un cambio di luci, qualche texture un po' più definita. Quindi possiamo dire un Assassin's Creed 2 leggermente migliorato, che regala un'esperienza molto molto positiva. Probabilmente, secondo me, questo è un po' l'anello debole della trilogia di Ezio, nel senso che ovviamente non fa schifo, è un titolo assolutamente fantastico, ma che comunque tra i tre è forse quello che mi è piaciuto un po' di meno. Un gioco quindi che nel complesso riesce a fare la sua bellissima figura, prende tutto ciò fatto di buono nel 2 e lo arricchisce, quindi veramente molto 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 positivo come titolo. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi se secondo voi questo è il titolo, diciamo, debole della trilogia di Ezio, o se secondo voi titoli deboli non ce ne sono proprio. E noi ci vediamo con il prossimo Assassin's Creed, ovvero Revelation. E lì ce ne saranno delle belle da dire. Io vi saluto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.